Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di una retrospettiva Amstrad PC 1512 contro Olivetti PC 128S Protest. Attenzione gente del PC 128S, ho già parlato varie volte quando ho parlato del BBC Acorn ed incidentalmente del PC 128S. Quando ho parlato della linea Olivetti Protest, i podcast li trovate linkati in descrizione. Anche dell'Amstrad PC 1512 ho già parlato come confronto con Olivetti M19. Ma ecco, rinunciare ad una retrospettiva Amstrad PC 1512 contro Olivetti PC 128S Protest per dare qualche altra coltellata nei polmoni di quegli stronzoli della Olivetti che hanno distrutto una grande azienda italiana di informatica, ecco, era una preziosa opportunità a cui non potevo rinunciare. Dunque, Amstrad PC 1512 era un computer nel segmento business computing, ma il prezzo, molto aggressivo, ebbe a collocare per un periodo di tempo anche nel segmento home computing e la macchina ebbe a guadagnarsi anche una qualche notorietà ed apprezzamento tra gli appassionati di home computer, essendo un computer PC compatibile di marca a prezzo estremamente competitivo, nonostante che le performance grafiche ed audio fossero quelle che fossero. Nel 1988 la versione entry level, la meno costosa dell'Amstrad PC 1512, che era un computer ad architettura aperta desktop, prevedeva un Intel 8086 da 8 MHz, 512K di RAM espandibile a 640K, un solo ed unico disk drive da 5,25. C'era poi un vano del case desktop vuoto in cui si sarebbe potuto mettere un secondo disk drive oppure successivamente eventualmente anche un disco fisso. La macchina PC 1512 era dotata di tre slot ISA, una presa Centronics, una RS232, una presa mouse e joystick che però erano proprietari, una tastiera ed un mouse, e poi con un monitor da 14 pollici a fosfori bianchi. Risoluzione in formato testo 80x25, mentre in formato grafico la scheda grafica CGA, che era in bundle, supportava soltanto i 640x200 a 16 colori oppure a 16 toni di grigio. In particolar modo nella versione entry level con il monitor fosfori bianchi da 14 pollici si sarebbe visto a 16 toni di grigio. In allegato alla macchina era fornito un ricco pacchetto software con integrati giochi e vari videogiochi. Grande pregio di Amstrad PC 1512 era che aveva nella versione entry level un solo disk drive da 5,25 con MS-DOS. La macchina poteva usufruire di tutti quei programmi per MS-DOS che già circolavano in Italia se gli utenti entravano in contatto con qualche club di appassionati di MS-DOS, contattandoli dai club tramite gli annunci delle riviste di informatica. PC 1512 era un compatibile PC, poteva anche processare senza problemi la turbocata del Turbo Pascal che veniva proposto nelle scuole all'epoca. C'erano poi un'interessante offerta commerciale Amstrad per le stampanti ad aghi. Ecco, nonostante fosse un clone PC, l'Amstrad PC 1512, nonostante vi fossero sul mercato già varie altre stampanti PC da poter collegare, c'era comunque da stare molto attenti perché le incompatibilità tra PIO, processor input-output, sia i controlli delle stampanti e le stesse stampanti, che erano diverse, erano all'ordine del giorno, per cui per un utente home computing sarebbe stato più prudente optare sempre e comunque per una stampante Amstrad piuttosto che una giapponese o coreana compatibile. 1988 Olivetti PC 128S Protest contemporaneo all'Amstrad PC 1512. Il PC 128S era di fatto un BBC Acorn Master, cui era stato aggiunto un disk drive da 3 pollici e mezzo e delle ROM Olivetti per gestire stampante Olivetti.
macchina che sembrava un desktop ad architettura aperta in realtà era una macchina chiusa, perché la motherboard non era collocata nel case del piccolo desktop ma sotto la tastiera. Quindi PC-128S era un'architettura chiusa, proprio come un Commodore 64. La macchina nel case aveva una presa RS-232 ed Ethernet, che però erano proprietarie, oltre ad uno spinotto per pilotare un secondo disk drive da 3,5 oppure da 5,25, che poi conteneva un alimentatore e un disk drive da 3,5 pollici. Olivetti PC-128S Protest, sotto la tastiera, aveva 128K di RAM, una CPU 65SC12 da 2 MHz, 64K di ROM con sistema operativo e BASIC. La RAM non era espandibile, era un computer ad 8 bit ad architettura completamente chiusa. Massima risoluzione grafica 640x256 a 2 colori. Sonoro a 3 voci. Ecco, nella versione entry level più economica PC-128S aveva un monitor monocromatico da 12 pollici a tubo catodico, oppure pagando un po' di più si poteva disporre di un monitor a colori da 14 pollici, ma comunque la risoluzione massima era di 640x256 a 2 colori. Ecco, detto tutto, la macchina Olivetti non poteva processare il Pascal per carenza di memoria. Era una situazione analoga a Commodore 64, Commodore 128 ed anche Apple IIc ed Apple IIe, anche se gli Apple IIe avrebbero potuto installare una costosissima scheda Pascal, che però era come non averla, dato che era troppo costosa da comprare. Olivetti PC-128S era una macchina sconosciuta nel mondo home computing nel 1987. Dove Commodore 64 ed Apple II erano già dilagati da anni in Italia. PC-128S era incompatibile con tutte le altre macchine, persino con il mondo MS-DOS e persino con il suo omonimo PC-128, che era un Thomson M06, quindi una macchina totalmente diversa ed incompatibile. Al PC-128S si sarebbe potuto attaccare solo stampante Olivetti, ma utilizzare solo hardware Olivetti era una cosa comune all'epoca, e questo accadeva anche per gli utenti Apple e Commodore ed Amstrad, che avrebbero dovuto comprare solo hardware della stessa marca del computer. Il prezzo dell'Olivetti PC-128S Protest in fascia entry level con un monitor monocromatico a fosfori verdi a tubo catodico da 12 pollici era di 1.174.000 lire IVA inclusa, con 128K di RAM, un disk drive da 3,5 e una CPU ad 8 bit da 2 MHz. L'Amstrad PC-1512 invece costava 1.178.000 lire IVA inclusa, con un monitor monocromatico da 14 pollici a fosfori bianchi, 512K di RAM, un disk drive da 5,25 ed un 8088 da 8 MHz. Ecco, a mio avviso PC-1512 era preferibile a PC-128S, perché Amstrad PC-1512 offriva facile accesso ad un amplissimo parco software MS-DOS. PC-1512 poteva processare il Turbo Pascal della Turbo Cata del Ministero dell'Istruzione. PC-1512 aveva 3 slot ISA per espandere la macchina in futuro con una scheda video ed una scheda audio migliore. PC-1512 aveva un vano interno utilizzabile per un disco fisso interno da mettere successivamente, oppure per installare un disk drive aggiuntivo da 5,25. PC-1512 aveva una CPU più potente, un 8086 da 8 MHz rispetto all'8-bit 65SC12 da 2 MHz. PC-1512 aveva 512K di RAM contro i 128K del PC-128S. PC-1512 poteva essere espanso a 640KB, mentre PC-128S non poteva essere espanso. Ecco. Alla Olivetti non sapevano quello che facevano, in quanto quando proponevano computer al mercato home computing. Ecco, alcune informazioni di contesto. La Commodore dal 1984 al 1986 ebbe a proporre proprio per il segmento home computing la linea delle macchine con il chip TED, in vetta il Plus 4 e poi il Commodore 16,
furono tutte un flop commerciale perché non erano compatibili con il Commodore 64 che aveva un'enorme quota di installato e di venduto. Ecco, alla Olivetti dormivano come marmotte, non avevano imparato niente dagli errori che aveva fatto Commodore. PC-128S era incompatibile con PC-128, uscito lo stesso anno. PC-128S era incompatibile con i computer MS-DOS che la Olivetti vendeva. PC-128S era una buona macchina per il 1982, e anche fino al 1986 sarebbe stata una buona macchina, ma PC-128S non era una macchina idonea al 1987 e anni successivi. Se in Olivetti non volevano che gli utenti home computing nel 1987, anno in cui la Olivetti si interessò del segmento home computing, ecco, se la Olivetti non voleva che gli utenti home computer e l'home computing avessero accesso al software MS-DOS, perché nel segmento business computing i prezzi degli M24 erano stratosferici, ovviamente costavano come una utilitaria Fiat, perché gli M24 costavano 5 volte quanto prezzava un compatibile PC-1512, ecco, allora tanto valeva che la Olivetti proponesse, anzi avesse proposto agli utenti home computer italiani l'Archimedes della Acorn, che era incompatibile con MS-DOS, ma che avrebbe potuto arginare nel 1987 l'Amiga 1000, che era già sul mercato italiano, e che la Acorn era una società controllata e collegata della Olivetti. Tiè, piglia in carta e porta a casa. Se volete espandere il tema, ci ho fatto un podcast proprio sulla questione dell'Archimedes Computer Acorn. Se in Olivetti dal 1982 avessero aderito alle specifiche MSX e sottodimensionando la motherboard dell'Olivetti M20, Olivetti avrebbero potuto proporre al mercato home computing italiano ed europeo una sorta di MSX Olivetti. Io l'ho immaginato come un MSX con un case simile al PC-128S con un registratore in bundle, una macchina ipotetica che avrebbe potuto essere offerta dal 1982 fino al 1986, con MSX quindi assieme ad una marea di giochi software in versione inglese provenienti dall'Asia, dove la piattaforma MSX ebbe un enorme successo. Ecco, una macchina a cui gli utenti avrebbero potuto aggiungere opzionalmente disk drive esterni da 5,25 oppure da 3,5. Niente di tutto questo fu fatto dalla Olivetti. Va bene, andiamo adesso a fare un salto nel passato osservando i manuali utenti dell'Amstrad PC-1512 e dell'Olivetti PC-128S Protest, entrambe macchine del 1988 sulla identica fascia di prezzo. Allora, eccoci qui, questo è il manuale dell'assistenza del PC-1512, sia in versione monocromatica che colors. Attenzione che questo è il manuale di servizio, cioè per quelli che facevano assistenza tecnica. Questa non lo trovava, l'utente non lo trovava insieme al computer. È l'unico manuale che ho trovato, perché il manuale utente praticamente c'è soltanto in versione a pagamento e non si trova nient'altro in internet di gratuito per l'Amstrad PC-1512. Quindi quel manuale, questo che andremo rapidamente a sfogliare, circa 52 pagine, è il manuale relativo al servizio tecnico, quello che diciamo ce l'avevano i tecnici in laboratorio quando gli arrivavano le macchine guaste. Perché vi parlo proprio di questo manuale, che un utente non l'avrebbe mai trovato né letto e nemmeno diciamo annusato quando avrebbe sballato praticamente dai cartoni il PC-1512, perché come si vedrà dalle informazioni tecniche raccolte, si vede che questo era un home computing prezzato ad un prezzo veramente economico, ma di fatto era un business computing, quindi praticamente una macchina di fascia molto più alta, molto molto più alta di quella che veniva invece prezzata. Ok, andiamo a scorrere rapidamente questo manuale
in cui troviamo tutta una serie di informazioni per quanto riguarda il funzionamento del computer e del BIOS, sono espresse con dei diagrammi di flusso, e dopodiché incominciamo a trovare informazioni sulla circuiteria di bordo. Eccoci qui, queste diciamo sono le prime informazioni relative alla meccanica dunque del case, e poi diciamo troviamo le informazioni sul disk drive, eventualmente sul disco fisso, le testine e quant'altro. Eccole qui, diciamo lo spaccato del quanto riguarda il disco fisso, quello che era eventualmente composto. Poi abbiamo le informazioni su diciamo i contatti elettronici e per quanto riguarda la relativa circuiteria dei vari parametri dei jumpers. Eccoci qui, altre diciamo parti elettroniche che erano tutte contenute, che quindi eventualmente potevano servire da prendere al magazzino per dissaldare e sostituire. E poi abbiamo, eccoci qua, la scheda madre. Questa è la scheda madre che si vede in spezzato un pezzo di qua. Questo era il blocco della blocco RAM, mentre nella seconda pagina qui c'erano i tre slot ISA, una classica architettura PC. Poi abbiamo altre informazioni tecniche per quanto riguarda diciamo gli altri aggeggi presenti sulla scheda madre, la batteria tampone, e le informazioni su come aprire il monitor e diciamo poi eventualmente andare a ripararle sui tubi catodici se si rompeva qualche cosa. Questo era un manuale appunto tecnico. Eccola qui gli schemi della tutta la circuiteria, quindi ad uso e consumo dei tecnici di laboratorio che facevano manutenzione. Questo l'utente non lo usava nemmeno in fotografia, perché praticamente non lo vedeva quando andava ad aprire il cartone e ci trovava un altro manuale, manuale utente, ma non questo manuale che invece era d'uso e consumo solo dei tecnici di laboratorio. Vi parlo di questo perché l'unico manuale che io ho trovato, per quelli che fanno retrocomputer indubbiamente li serve, perché se hanno queste macchine saranno sicuramente ormai vetuste con gravi problemi elettronici, questo diciamo è vale oro quanto pesa, che ci sarà da dissaldare, riparare e sostituire vari componenti. Però diciamo già qui si vede già praticamente la estrema qualità di una macchina, il PC 1512, che indubbiamente tra la scheda madre, tastiera, il case e tutta la circuiteria del monitor era praticamente un computer che era essenzialmente di tipo business. Ok, passiamo oltre. E ecco finalmente il manuale guida all'uso del sistema PC128S. Andiamo a scorrerlo rapidamente. Questo è quello che trovava diciamo l'utente del PC128S quando sballava la macchina. Questa era la parte diciamo che la copertina, e questa era la parte finale, quindi scorreremo in doppia pagina per fare prima. Andiamo a vedere cosa era composto. Si cominciava a parlare subito delle avvertenze dei dischetti, quindi a 3,5, informazioni su come sistemare diciamo orientare il monitor, guida all'uso del sistema. Eccoci qui, prime informazioni e poi diciamo l'introduzione, cos'era composto. Abbiamo come iniziare, l'utilizzo dei programmi welcome ed icone, il linguaggio basic. Poi abbiamo un'introduzione al comando view, introduzione a view sheet, che invece era un foglio elettronico. View era un word processor, e view sheet un foglio elettronico. Sistemi di archiviazione, espansione del sistema, eventualmente appendici. E vedremo tutte, sono circa 235 pagine, il manualetto è ragionevolmente corto, se ne visti di più lunghi. Allora, è un po' come iniziare, eccolo qua, questo era il BBC Acorn, come si vede c'aveva la Spectra Strip che arrivava dal dischetto, perché il computer era qui sotto la tastiera e qui c'era praticamente il disk drive da 3,5, si era spinto su qui su nel case che sembrava un case di un computer aperto, in realtà era un computer chiuso, la scheda madre era qui sotto al primo piano, sopra c'era la tastiera. Cosa c'era qui? C'era il disk drive e l'alimentatore.
non c'era nemmeno spazio per mettere un disco fisso interno o per metterci un altro disk drive. Il disk drive doveva stare qui esterno, la stampante doveva stare esterno. Questi erano gli spinotti, tutti spinotti, che praticamente era come un Commodore 64, come si vede che praticamente infatti derivava dal BBC Acorn, quindi il case che era stato aggiunto praticamente non serviva una mazza di nulla, se non a intortare i poveri utenti che pensavano di comprare una macchina aperta, invece si ritrovavano una macchina chiusa che non conosceva nessuno. Ok, andiamo a vedere, questa era la tastiera, informazioni, tasti return, ricorda un po', diciamo, utilizzo dei programmi welcome ed icone, di quell'icone le vedevano con il cannocchiale, cioè avevano qualche cosina come, diciamo, una calcolatricina e un post-it, ma niente di che. E poi andiamo a vedere cosa c'era, interlinea parecchio densa, quindi era parecchio compattate, non era, diciamo, molto arioso, diciamo, come impaginazione, sembrava messa un po', buttato un po' lì, tutto lì, tutto una, come un appiccicume. Considerate che questi video erano, leggilo, i figlioli, diciamo, adolescenti o comunque anche pre-adolescenti, quindi tutto questo papier tutto appicciato con interlinea a destra e con, diciamo, qualche figurina, non è che fosse, diciamo, dall'aspetto particolarmente friendly. Vediamo un po', andiamo oltre. Eccoci qui, il linguaggio Basic, andiamo a vedere di cosa era composto la parte, il capitolo 3 del linguaggio Basic. Si cominciano con le istruzioni print, new, con qualche esempietto, il let per le assegnazioni delle variabili, le variabili intere, le variabili stringa, supporto il BBC Basic alla programmazione, auto, delete, un po'. Programmare o non programmare, la grafica, ecco, la grafica era quella che era. Vediamo un po', qualche listatino per utilizzare e imparare, diciamo, a programmare, con qualche esempio, test e grafica, get in key, codice asci, però codice asci, ma qui di tabelle asci non ne vedo. Vediamo un po', pianificazione della programmazione con qualche esempietto, erano interpretato perché c'erano i numeri di linea. Vediamo un po' i vari cicli, le scelte, condizioni, c'era anche il repeat until, if and then else, quindi era anche un basic relativamente moderno. Read data e restore, va bene, le matrici, i vettori, l'utilizzo dei file con l'accesso al disco, qui abbiamo modifica della gamma dei colori con un po' di grafica, il suono, linguaggio assembler, qui c'era, veniva data evidentemente la possibilità, era dotato evidentemente di un assemblatore come l'Apple IIe. Bene. Ok, andiamo oltre, ma però, diciamo, vedo che qui mi sa che non c'era altro. Andiamo oltre. Eh sì, siamo a pagina 105. Nella pagina precedente si accennava all'esistenza di un assemblatore, ma non si dava nessun'altra informazione né sull'architettura del microprocessore né tantomeno sulle istruzioni. Questa era una cosa un po' comune che riprendeva, ricordava un po' vagamente i brochure della Apple, come abbiamo visto. A pagina 105, introduzione a View, che era un integrato che veniva dato in bundle con la macchina. C'era quindi un word processor, un database e un foglio elettronico. Vediamo un po', questa soluzione ricordava un po' a quello che aveva fatto l'Apple con Apple Works, con Apple 2C, il cui l'integrato Apple Works funzionava anche sull'Apple IIe. Eccoci qui, c'era un word processor per fare le ricerchine di scuola, però c'era da stampare, occorreva una stampantina, c'era un fare esempio delle lettere, e indubbiamente si dava un minimo di produttività personale. Questa è una cosa buona, sicuramente è una cosa buona fornire una macchina con un integrato che, diciamo, soddisfava perlomeno il 95% dei necessità di un adolescente o di un bimbetto per scrivere lettere, fare ricerche e conteggi con un bilancio, con un integrato. Eccolo qui, view sheet, questo è un foglio di calcolo, come
lo vedremo, andremo a vedere. Eccolo qua, il foglio di calcolo, e quindi era possibile farci anche un bilancio, delle somme, e quindi dei calcoli, quindi è indubbiamente una cosa buona, se non altro come produttività personale c'era già qualche cosa con cui far lavorare la macchina, oltre che a programmarla. È anche possibile farci qualche cosa di più proficuo, come ad esempio ricerche di scuola o bilanci o quant'altro. Sistemi di archiviazione, qui si parlava del dischetto e come utilizzare il dischetto, e quindi diciamo va pensato che questo, diciamo, un manualetto pensato per uno che non aveva mai visto un computer. Non si diceva bene che cosa era un computer, che cosa facesse, ma perlomeno ci dava un po' di strumenti, un po' per programmare e utilizzare, per quanto mi sembra sia un pochino troppo stringato e con informazioni un po' troppo compattate, senza dare la teoria di cosa c'era dietro. Andiamo un po', passiamo oltre. Eccoci qui, espansione del sistema 175, ecco, ci si poteva mettere praticamente nulla, salvo forse una stampante, eventualmente un disk drive esterno. Qui c'erano gli spinotti, che erano tutti proprietari, quindi si doveva mettere tutta roba della Olivetti. Questa era una cosa peraltro comune a quel tempo, in cui l'hardware era quello che era. Qui c'è, ok, un po' di font, informazioni, codici ASCII, codici grafici, codici della stampante, un po' di appendici, comandi del sistema operativo, comandi FX, codici Voodoo, comandi del sistema di archiviazione del database, probabilmente parole chiave del BASIC, ok, codici plot per quanto riguarda la grafica, view. Ben bene, comandi di view sheet, questi erano i comandi dell'integrato, e niente, poco altro. Ok, tiriamo le fila dopo questo lunghissimo mega pippone sul PC128S. Dunque, tiriamo le fila. A livello hardware, Amstrad PC 1512 era molto superiore a PC 128S, pur essendo sulla stessa fascia di prezzo. PC 1512 era di fatto una macchina business molto potente. La grafica e il suono erano inferiori al Commodore 64, MSX, Amiga 1000, Apple 2GS, perfino ad Apple 2. Ma PC 1512 aveva il grande pregio di costare poco, da avere accesso a programmi business di MS-DOS. PC 128S invece era inadeguato a 1987, troppo costoso, chiuso, non espandibile, incompatibile con tutti gli home computer che erano già stati venduti sul mercato. Olivetti non tenne in nessun conto la lezione del chip TED che ebbe a subire la Commodore con le linee dei Plus 4 e Commodore 16 che finirono affogate dal Commodore 64. PC 128S, ecco, poteva andare bene nel 1982, 83, 84, 85, anche nel 1986, ma non nel 1987. Il manuale di PC 128S a mio avviso era decisamente scarno, anche se c'era un basic un pochino più evoluto del Commodore 64. I giochi del PC 128S erano pochi, i giochi erano una cosa importante per i piccoli utenti del segmento home computing. Una cosa pregevole è che la Olivetti avesse allegato, a mio avviso, un integrato in bundle con la macchina, con un word processor, foglio elettronico e database, e con 128K c'era spazio a sufficienza per fare ricerche di scuola. Invece gli utenti del Commodore 64 non potevano farci quasi niente, perché i word processor per il Commodore 64 sono sempre stati scadenti. Tuttavia, per il prezzo con cui era proposto PC 128S, l'Olivetti era ovviamente un prezzo stratosferico. La macchina era obsoleta, inoltre c'era da metterci solo stampanti Olivetti che non costavano proprio poco. PC 128S Protest, una macchina che sarebbe andata bene dal 1982 sino al 1986, però con un disk drive da 5,25,
inutile, completamente inutile, 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 inutile il disk drive da 3,5 su una macchina obsoleta come l'8-bit PC128S, dato che peraltro costringeva l'utente a spendere di più comprandosi dischetti da 3,5 rispetto ai molto più economici e diffusi da 5,25. Per questa puntata è tutto, un salutone, ciao, alla prossima!